Quando sei nel bel mezzo di un appuntamento con la ragazza o col ragazzo che ti piace, oppure sei ad un colloquio di lavoro, ti blocchi e non riesci a piacere a quella persona, anche se è la cosa che più desideri al mondo? Ciao, sono Marco e da 10 anni aiuto liberi professionisti e start-upper a realizzare i propri sogni, a raggiungere i propri obiettivi e a stare meglio con se stessi. Oggi ti svelerò passo passo una strategia efficace e necessaria per poter fare da subito un'ottima prima impressione. Questo ti aiuterà ad avere molte più chance poi nei successivi colloqui, quindi col datore di lavoro se sarai assunto, piuttosto che con la persona che ti piace, e ti aiuterà a costruire delle relazioni solide e funzionali efficaci. Allora, primo lavoro che dobbiamo fare è sulla mente, quindi primo passo, togliamoci e togliti dalla testa devo e non devo. Tu non devi piacere e tu non devi per forza fare subito l'impressione giusta. Se tu ragioni così, aumenterai la tua ansia da prestazione, ti impappinerai, ti bloccherai e non sarai efficace. Secondo passo, guarda negli occhi la persona che è di fronte a te. Senza uno sguardo dritto negli occhi non puoi creare empatia e l'empatia è il segreto di ogni relazione efficace. Quindi allenati a guardare negli occhi le persone. Se non sei in grado di guardare negli occhi le persone perché sei timido, guardale nello spazio che si trova in mezzo alle sopracciglia. Loro ti percepiranno come se tu le stessi guardando negli occhi e tu piano piano ti abituerai a guardarle negli occhi, creerai questa empatia. Ricordati che più a lungo mantieni questo sguardo, più crescerà questa sintonia, questa attrazione reciproca. Vestiti di blu quando vuoi ispirare e fiducia, vestiti di rosso quando vuoi risultare più attraente. Il blu ha il potere di renderti una persona alla quale dare fiducia, è un colore tranquillizzante e ti rende quindi una persona con la quale sentirsi a proprio agio. Il rosso ti rende una persona più attraente, più forte. Le persone vestite di rosso sono in media più attraenti rispetto a quelle vestite di qualsiasi altro colore. Usa lo sguardo fluttuante. Quando ascolti la persona, guarda l'occhio sinistro per 2-3 secondi. Poi scendi dolcemente dallo zigomo al mento, guarda per altri 2-3 secondi, ruota verso l'altro zigomo, poi sali sul sopracciglio, sali sul centro delle sopracciglia verso l'altro sopracciglio. Ruota questo sguardo dolcemente 2-3 secondi per ogni punto che hai scelto di osservare. Questo renderà il tuo sguardo molto accogliente e magnetico. È un segreto davvero importante da conoscere. Stai dritto, eretto con le spalle e quando parli cerca di non contenere troppo l'espressione del tuo viso. Stai attento alle prime parole che tu dici. Ricorda che le prime 3 parole che tu dirai per descrivere te stesso saranno l'imprinting che darai all'altro. L'altro crederà che tu sei quello e vedrà solo quello in te. Quindi mai partire dalle cose negative. Se sei una persona svogliata e timida, ma sei anche una persona magari molto studiosa, è una persona molto affidabile, di prima che sei affidabile e studioso, poi di il resto. Le prime 3 parole che tu dici hanno il potere di influenzare come gli altri ti guarderanno. Quindi scegli 3 parole potenti e queste devono essere il tuo biglietto da visita. Ultimo segreto per oggi per fare un'ottima prima impressione è un segreto un po' diverso forse da tutti gli altri segreti che ti hanno svelato. Non partire con l'idea di dover fare una buona impressione, o meglio, non partire con l'idea che se farai una brutta impressione non potrai recuperare. È vero che si dice non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione, ma è anche vero che
Anche se la sbagli, hai sempre modo di recuperare. Magari ci metterai un po' più di tempo, ma puoi farlo. Quindi parti con l'idea che quello è il primo di una serie di incontri. In questo modo scenderà la tua ansia e sarai più espressivo e più brillante. Se ti ho aiutato con questo video, metti like, condividi e commenta. E iscriviti a questo canale. Per te è un piccolo passo, per me è davvero importante. Ciao da Marco.